Ragazzi, allora bisogna ripartire dalla divisione 2. Bisogna rifare tutto da capo, ragazzi. Tutto da capo e per un punto non sono salito in divisione 1, quindi per me è come se ci sono quasi arrivato in D1, insomma, perché ragazzi, un punto non è nulla. Ho dato comunque capacità che sì, ho avuto anche fortuna nell'ultima partita in certi momenti, però poi sono riuscito a uscire fuori con il mio attacco micidiale meglio di Zeman. Ragazzi, io non so se sarà possibile ripetere una divisione del genere, perché una sconfitta solo a due pareggi, tutte vittorie, cioè ho fatto tutte vittorie, due pareggi e una sola sconfitta e per un punto non sono salito in divisione 1, quindi diciamo che la situazione qui è un po' complessa, ragazzi, un po' complessa. Io cercherò comunque di giocarmi bene le partite, quindi cosa vi devo dire? Cercherò di giocarmele bene, però ripetere una divisione in quel modo, ragazzi, io ci spero che posso ripetere una divisione in quel modo, ragazzi, perché comunque è stata una. Per un punto non sono arrivato in divisione 1, quindi per me, ragazzi, è come se ci sono arrivato in divisione 1, quindi ecco, quindi CR7 sta male. Chi piazzo come difensore centrale? Non ho nessuno che può farlo, no? Devo giocare senza difensore centrale. Quindi devo concentrare la partita tutta in attacco. Devo concentrare la partita. Come si dice, devo pensare a far più gol dell'avversario. Ecco, è l'unico modo di reagire qui. Insomma, vabbè, dai, iniziamo. Ripetiamo questa divisione 2, ragazzi. Io vi ripeto, rifare una divisione in quel modo perfetta, semi perfetta, non sarà facile. Non sarà facile, non sarà facile, però ci si riprova, ragazzi, e vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', ragazzi, vediamo un po', vediamo un po', yeah. Cerchiamo di ripartire da dove ci siamo fermati, da una vittoria, quindi cerchiamo di ripartire con un'altra vittoria e poi va bene così, insomma, dai. Cerchiamo di vincere questa partita in modo da ripartire con questa divisione 2 in modo abbastanza buono, dai, vediamo un po'. Maremma, un bel fraseggio, però poi non va, ragazzi, vi devo dire, poi non va. Però avete visto che comunque i ritmi ci sono, eh. I ritmi comunque ci sono, quindi cosa vi devo dire, ragazzi? Io impegniamoci. Vi ricordo che purtroppo Chiellini fuori condizione fisica, ma oh, non è che si può avere, non si può avere tutto, eh. Magari poi preferivo che stava bene Neymar o Ronaldinho, uno stava male e mi dava il difensore centrale in condizione almeno verdi, ecco, vabbè. Quindi condizione fisica normale, vabbè. Ora è andata così, ragazzi, la partita è questa, quindi inutile stare a dire o a fare qui. Vai.
Maremma, ragazzi, Maremma. Il portiere sembrava il mio giocatore lì. La maglietta uguale. La maglietta uguale, ragazzi, ok? Maremma, Davids, recupera, dai. Io non capisco perché. Là. Non recupera quella palla, Davids. A volte gioca veramente formidabile. A volte è come se non è proprio in condizione di recuperare i palloni più facili. Vabbè. Andiamo qui per Ronaldinho, ma vediamo un po'. Vabbè. Facciamo una giochessa di quelle formidabili in stile Brado, anche se c'è qualcosa che purtroppo Maremma, ragazzi, Maremma. Dai, però, dai. Ragazzi, qui dobbiamo inventarci qualcosa. Siamo al 28esimo, eh. Dobbiamo inventarci qualcosina per far gol. Dobbiamo inventarci qualcosina. Dobbiamo inventarci qualcosa, ragazzi, qualcosa di costruttivo. Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Qui ditemelo un po'. Vediamo se arriva la palla a Ronaldinho qui magari. Quelle sono le giocate mie, ragazzi, sapete che le so calibrare bene quelle giocate, eh. È da PES 2015 che ve le calibro bene quelle giocate. Grande De Gea. Grande De Gea. Però qui, ragazzi, dobbiamo cercare di far gol, eh. Dobbiamo cercare di andare in vantaggio, ok? Dobbiamo cercare di andare in vantaggio. Un ottimo CR7 qui. Ottimo, conquista un calcio d'angolo. Conquista un calcio d'angolo, ragazzi. Sfruttiamolo bene questo calcio d'angolo, dai. Insomma. Insomma, ragazzi, non è che l'ho sfruttato al meglio. Anzi, l'ho sfruttato malissimo. Ho sfruttato questo calcio d'angolo veramente in maniera pessima, possiamo dire, non pessima. E ragazzi, ce l'ho questa giocata con Messi, a rientrare. È inutile ora dire il contrario, questa giocata con Messi ce l'ho e basta. Ne ho dato prova anche in due partite fa, sì, due partite, due gameplay precedenti a questo. Due tiri per parte, ragazzi. Insomma, un Ronaldinho che non l'ho visto molto scalpitante. Non so se mettere Neymar. Vabbè, per adesso continuiamo così, ragazzi. Però ho visto un Ronaldinho un pochettino, insomma, ho visto un Ronaldinho, insomma. Cosa facciamo? Ok, inizia. Dai, su.
Cosa fa questo? Ma cosa fa? No, no, mi dire che perde tempo già da adesso, eh. Maremma qui, Maremma. Vuole perdere un po' tempo questo, eh. Vedo che vuole perdere un po' tempo, sì. Vedo che il ragazzo vuole perdere un po' tempo, vedo, eh. Maremma, ragazzi, Maremma, quei tiri lì sono un po' pericolosi, eh. Vediamo un po' come stanno i giocatori. Purtroppo CR7 non è in condizione. Non so se mettere Maradona al posto di Suarez. Ma io direi di sì, va. Mettiamo Diego, dai. Mettiamo Diego, mettiamo Diego, ragazzi. Magari ho sbagliato, però mettiamo Diego e punto. Facciamo giocare Messi e Maradona insieme, dai. Maremma, ragazzi, Maremma. Non vuole entrare, non vuole entrare la palla. Non vuole entrare in nessun costo. Messi lì si è stato un po' troppo affrettato, eh. Un Messi un po'. No! No! No, Ronaldinho, non, no, non puoi sbagliare quello. No, non puoi. No, mi dispiace, Ronaldinho, ma. Vabbè, facciamo stare un altro po' in campo. Diamogli fiducia un attimo, dai. Stavo per buttarlo fuori, ho avuto un ripensamento, va. Vabbè, l'avversario è folle, ragazzi. L'avversario è folle. L'avversario è un folle, punto. Non posso aggiungere altro. È un folle e basta. È un folle l'avversario, ok? Vabbè, Ronaldinho, ma cosa cazzo combini? Io non lo capisco, Ronaldinho, cosa sta facendo, ragazzi. Sta sbagliando tutto, Ronaldinho, vabbè. Mettiamo Neymar, dai, mettiamo Neymar. Questa partita Ronaldinho. Bah. Non saprei veramente, non saprei veramente cosa gli è successo. Avrà fatto una delle sue feste. Avrà fatto una delle sue feste Ronaldinho, cioè. Avrà fatto una delle sue feste. E beh. Perché questo lag adesso? Sono i server o come sempre devo pensare a male? Grande Diego che la smista per Messi. Qui si arrivava Ronaldinho la gol, eh.
Però un Ronaldinho, che dire, fuori forma, ragazzi. Non ha giocato bene, appunto. Facciamo riposare Kroos e mettiamo Iniesta, va. Vai, ragazzi. Andiamo così. Andiamo così. No, no, che batte Neymar. Qui deve battere Diego, ragazzi. Deve batter Diego qui. Deve battere Diego lì, eh sì. I calci d'angolo sono di Diego, ragazzi, non c'è storia. Qui per Messi, vediamo. Traversa. Traversa, ragazzi, dai. Perché traversa? Ditemi perché. Ho fatto una giocata con Messi lì, ragazzi. Traversa, va bene. Non so se avete visto che giocata ho fatto con Messi, vabbè. Un po' come la partita precedente, vabbè. Solo che qui ho preso un po' la traversa, un po', insomma. Si è sentita abbastanza. Si è sentita abbastanza la traversa, eh sì. E forse anche qui si è sentita un po' la traversa, eh? Si è sentita anche qui un po' la traversa, ragazzi, eh? Non so se avete sentito, ma la mia è stata un po' più aggressiva, diciamo, è una traversa più aggressiva di potenza la mia, no? Ottimo recupero, Bradon Bradone, però poi. Però poi. Lasciamo questo piccolo particolare con il però poi. Sto soffrendo un po' in questa partita, eh. Maremma. Maremma maremmana. Maremma maremmana. È un po' qui Diego, un po' se. Viene messo giù Diego, ragazzi, viene messo giù Maradona, viene messo giù, ragazzi. Maremma lì per poco, per poco, per poco. Vabbè, ragazzi, avevo vinto anche solo 1-0 con un errore dell'avversario, però a volte merito anche un po' di fortuna, no? Diciamo, quindi. Va bene in questo modo, ragazzi, va benissimo in questo modo. E i primi 3 punti sono fatti, ma la strada è lunga la strada, ragazzi, qui è lunga. Il percorso da affrontare è lungo, ragazzi. È veramente lungo il percorso. Qui, vabbè. Va benissimo così, ragazzi. I primi 3 punti fatti. Ora qui bisogna pensare bene partita per partita, altrimenti non si va avanti. Ecco, vai, rinnoviamo un po' di contratti perché ne sono un po' di contratti, ragazzi, ok? Sono un po' di contratti, diciamo. Allora, detto questo, ragazzi, il vostro Diablotex vi saluta, vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Grazie ancora a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima. Get